Buongiorno da Piercarlo Lava, sono qui con Paolo Berta, del PD, Capogruppo. capogruppo del PD, giustamente, Renzo Penna e Vittorio Neto, Vice Capogruppo. vice capogruppo. Buongiorno. Benissimo, perfetto, buongiorno. È appena terminata una conferenza stampa importante, nella quale si è parlato del problema del rischio della chiusura. O comunque del funzionamento sempre più ridotto negli anni, a causa di una serie di interventi, del distretto sociosanitario del Cristo, che sarebbe la circoscrizione Alessandria Sud. Ecco, che cosa chiedete in questa interpellanza che avete presentato e qual è il problema, prima ancora? Paolo, ah, beh, intanto siamo felici di presentare, di approfondire un argomento insieme a Renzo Penna, con il quale abbiamo condiviso tanti anni assieme di politiche per il bene comune. E il polo sanitario del Cristo, inaugurato nel 2005, funzionava molto bene, con grande soddisfazione dei cittadini e anche, ci dicono, degli operatori che lì svolgevano la loro professione. E nel corso degli anni, purtroppo, non sappiamo bene quali motivi, il personale è diminuito, i servizi sono stati tagliati e noi chiediamo che vengano ripristinati, perché il decentramento, delle politiche sanitarie è la base della salute dei cittadini. E quindi lo faremo adesso per il Cristo e continueremo a farlo, evidentemente anche per Spinetta, la Fraschetta, per evitare lunghe code ai pronto soccorso o al distretto sanitario del Patria, che sta incrementando i servizi, per cui ci sono liste d'attesa e lunghe code ogni giorno. Ecco, ma Penna, quali sono i problemi in sintesi? Quando è cominciato il problema? Ma intanto questo è stato un distretto che è nato sotto una spinta e un consenso dei cittadini che volevano avere questa struttura sul territorio di prevenzione della salute, e quindi la scelta di farla dentro il palazzino uffici della ex IMES aveva risolto anche un problema logistico e centrale rispetto al territorio di Alessandria Sud, e si era costruito, col consenso di tutti, si era costruito un distretto in cui c'erano materie infermieristiche, c'era assistenza domiciliare, c'erano ginecologia, c'erano dentisti, e quindi c'era un medico responsabile, insomma, e quindi ha funzionato per parecchi anni. Da un po' di tempo a questa parte abbiamo assistito a un ridimensionamento che ha portato, con una visione che noi chiamiamo un po' ragioneristica, che poi dal punto di vista economico determina degli aggravi sull'ospedale sostanzialmente, perché se tu non fai una prevenzione sul territorio, poi dopo la gente la costringe a andare in ospedale, si è fatta questa scelta di ridurre sostanzialmente e di concentrare tutto nel distretto del Patria, dove, parlando con gli infermieri, ti dicono che in alcune giornate la situazione è assolutamente invivibile dal punto di vista della qualità del servizio. Quindi noi riproponiamo la necessità invece di non andare avanti in questo modo, perché sennò si rischia di chiuderlo questo servizio, che oltretutto è in una zona ampia, positiva, a pian terreno, quindi agibile anche per le persone che hanno Un territorio difficoltà. che si parla di 25.000 Beh, insomma, persone tra il Alessandria Cristo. Sud, tra il Cristo, i territori vicini, tra Villa del Foro, Casabagliano, Cabanette, Cantalupo, è una parte rilevantissima. Sono stato contattato da una serie di persone che hanno insegnato questa difficoltà, per cui per loro, persone anziane, c'è difficoltà ad andare al Patria, mentre lì c'è una situazione o ci potrebbe essere. Quindi chiediamo un riragionamento, un tornare alla situazione di prima e fare in modo che questo distretto sia effettivamente un distretto sanitario in un territorio vasto e che faccia quei servizi che non
fanno sì che la gente debba a tutti i costi e per forza, perché non ci sono altre possibilità, andare in ospedale. Insomma, semmai si tratta di potenziare una serie di cose, invece è stato fatto un'operazione opposta: l'eliminazione del medico, infermieri che stanno lì alcune ore e poi vengono spostati al Patria, eccetera. E quindi bisogna in qualche modo avere un nuovo progetto per un distretto di un territorio importante, se naturalmente vogliamo dare, come noi sosteniamo, valore alla sanità sul territorio. Perché tutti dicono questa cosa: non vogliamo che in ospedale si finisca per cose anche minori. Sì, però i cittadini hanno bisogno di avere delle strutture sul territorio dove potersi rivolgere. Sì, insomma, se tu elimini i servizi decentrati, è chiaro che è poi... la cosa che è venuta avanti in questi anni, quindi dal 2005 fino al 2010, quando la cosa ha funzionato, e anzi altre cose si sono aggiunte gradualmente. Poi negli ultimi tempi, negli ultimi anni, abbiamo avuto questo peggioramento che rischia di portarlo alla chiusura. Quindi segnaliamo, lo facciamo per il Cristo, ma giustamente diceva Paolo, lo facciamo anche per altre parti del territorio alessandrino. Qui la questione è la qualità della salute dei cittadini, che se tu le ridimensioni le strutture hai un peggioramento, e certo, pagano naturalmente le persone più deboli, no? Sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'età. Sì, è una politica che tende a penalizzare i cittadini e a favorire la sanità privata. Questo poi la gente si rivolge dove trova, insomma. Ma però quando può, per quelli che può, naturalmente le possibilità, ovviamente. Il quartiere è un quartiere Cristo, è anche un quartiere popolare, insomma, certo, dove ci sono condizioni delle persone che poi viviamo una fase dove tocchiamo con mano un peggioramento delle condizioni economiche, un impoverimento, legato anche alle questioni dell'età, della disabilità, insomma. Certo. Chiediamo anche come gruppo PD e come sinistra di invitare i dirigenti dell'ASL ad una commissione politiche sociali e sanitarie, ovviamente, per fornirci i dati attuali e le prospettive future, la volontà futura. Quindi questo è il prossimo passo? Sì, ci impegniamo sicuramente rispetto alla commissione, poi ci impegneremo a coinvolgere sicuramente consiglieri regionali che si stanno occupando del PD, e non solo, ovviamente, che si stanno occupando proprio in queste ore, in questi giorni, anche di un tema legato all'ospedale, alle aziende ospedaliere molto, molto importante. E quindi sicuramente i consiglieri parliamo regionali, parliamo dell'accorpamento ASO, esatto, quindi comunque c'è un tema che molto complesso, che nel primo semestre abbiano perdite per quasi 18 milioni. C'è un tema importante che va affrontato adesso, questo ovviamente fa parte, però è chiaramente l'accorpamento, poi anche rispetto ai servizi bisognerà vedere come questo si inquadrerà rispetto ad alcuni temi. Credo anche che, del motivo per cui è stata fatta un'interpellanza, che noi lo stiamo facendo come partiti di sinistra, ma credo che la sensibilità rispetto al tema della salute sia un tema trasversale, che quindi l'impegno nostro è quello di sicuramente di interagire, interloquire anche col sindaco, che a maggior ragione è colui che ha come delle prime diciamo obiettivi è quello di tutelare la salute pubblica. Quindi credo che per lui sarà un tema molto importante, quindi quello di fare pressioni rispetto che comunque questo, il tema di questo presidio sociosanitario venga affrontato, quindi si possa trovare insieme nell'interesse pubblico una soluzione appunto condivisa, ecco, anche con altre forze politiche. Non dimentichiamo che la salute, la sanità non è una questione politica, di colore, non è nessun colore politico, come la sicurezza del resto, no? Quindi dovresti riguardare tutti. Naturalmente se si fanno delle scelte che poi penalizzano i cittadini, o soprattutto coloro che hanno minore possibilità dal punto di vista economico o vivono situazioni di disagio per l'età o per la disabilità, si fanno anche scelte politiche, certo, in questo caso. Sono scelte che privilegiano alcuni aspetti e ne penalizzano altri. Bene, buon lavoro. Grazie. Grazie tanto.